Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi del fenomeno storico e soprattutto del fenomeno politico del trasformismo, un fenomeno che nasce in un certo senso nel XIX secolo, caratterizza in qualche modo la politica italiana di fine XIX secolo e viene poi esportato in tutto il mondo, diventando un grande modello di riferimento storico, politico, culturale, che inizialmente aveva una connotazione tra virgolette positiva e col tempo ha perso questa sua connotazione positiva, diventando un elemento di forte negatività per quanto riguarda un esponente politico. Detto in breve, il trasformismo è quel fenomeno che porta uomini di destra a passare a sinistra e uomini di sinistra a passare a destra, ma per capirlo appieno è importante definire il contesto storico in cui vive il trasformismo politico e capire in quale modo i paradigmi del trasformismo ottocentesco possono essere ancora oggi applicati, sono ancora oggi validi e quanto invece il trasformismo è cambiato nel tempo. Prima di cominciare effettivamente con il video vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, iscrivervi se ancora non l'avete fatto ed eventualmente spuntare la campanella delle notifiche per essere aggiornati su tutti i prossimi video. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione, sempre in descrizione trovate il link alla pagina TP di Storycalai. Si tratta di un servizio di crowdfunding che utilizzo per finanziare alcuni progetti particolarmente ambiziosi a cui sto lavorando. Ma detto questo, che cos'è il trasformismo, quando nasce e come evolve? Il termine trasformismo viene utilizzato tra virgolette per la prima volta nel 1882. Se vogliamo dare una data d'origine a questo termine possiamo indicare l'8 ottobre 1882, quando Agostino De Pretis nel suo famoso discorso di Stradella disse: se qualcuno vuole entrare nelle nostre fila, se vuole accettare il mio modesto programma, se vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo? Agostino De Pretis in quel momento era il leader della sinistra italiana ed era al vertice della politica italiana, era diventato capo del governo italiano con le elezioni del 1876, elezioni in cui per la prima volta la sinistra italiana era andata al governo, era andata al potere. Dalla nascita del Regno d'Italia, 1861, al 1876 la politica italiana era stata fondamentalmente nelle mani della destra storica, della destra conservatrice, una politica che aveva cercato in qualche modo di sanare le difficoltà, di parificare la situazione sociale del paese, aveva cercato di sanare il divario preesistente nell'unità d'Italia tra il meridione e l'Italia settentrionale e aveva cercato di sanare il grande debito pubblico dell'Italia, debito che l'Italia unitaria aveva accumulato nel tentativo di costruire una grande rete infrastrutturale che potesse coprire tutta Italia e che potesse unire la periferia d'Italia, in particolare la periferia dell'Europa, al centro dell'Europa. L'Europa, l'Italia settentrionale è collocata un po' in quello che è il cuore pulsante, no, dell'Europa, ecco. Queste politiche di destra avevano cercato di riportare in qualche modo l'Italia meridionale avvicinandola all'Italia settentrionale, costruendo strade, costruendo ferrovie, costruendo noli commerciali, costruendo porti, e per fare questo l'Italia si era indebitata. I lavori purtroppo non sono rapidi, non sono efficaci come ci si aspettava e arriva il momento in cui i soldi prestati finiscono, i lavori non sono ancora conclusi, l'Italia deve pagare il suo debito e si ritrova ancora divisa in due parti. E questo segna il punto d'origine di un altro fenomeno storico che sarebbe poi divenuto celebre come la questione meridionale, su cui però non voglio dilungarmi in questo video perché qui dobbiamo parlare del trasformismo. E quindi torniamo alle elezioni del 76. Alle elezioni del 76 alla destra storica italiana viene riconosciuto il fallimento della prima fase politica italiana, una fase che, come dicevamo, aveva il compito di costruire le basi del Regno d'Italia, aveva il compito di proiettare l'Italia nel futuro, ma di fatto non aveva costruito un granché e l'Italia si era ritrovata più indebitata di prima ed era ancora molto arretrata, fatta eccezione per alcuni centri industriali situati nell'Italia settentrionale. E per sanare i debiti accumulati, la destra storica aveva attuato una politica di inasprimento fiscale, di fatto aumentando la tassazione e introducendo nuove tasse. In particolare una tassa molto controversa, molto problematica, fu la tassa sul macinato.
vaccinato, su cui la sinistra italiana avrebbe costruito quasi totalmente la propria campagna politica. La sinistra italiana assume in qualche modo il monopolio dell'opposizione, del contrasto alla politica fiscale della destra italiana, al contrasto alla politica economica della destra italiana, assume il monopolio di quei temi che la destra aveva lasciato da parte, come ad esempio i temi riguardanti le politiche sociali, e soprattutto aveva assunto il monopolio, tra virgolette, del dissenso politico, della forte critica alle forze governative. E forti di tutti questi elementi, alle elezioni del 1876 la sinistra italiana riesce ad ottenere una grandissima maggioranza elettorale, di fatto diventando la nuova forza di governo. E va fatta una precisazione: quando parlo di destra storica e di sinistra storica non sto parlando di partiti tra virgolette tradizionali, partiti come siamo immaginati a concepirli oggi. Non si tratta di partiti organizzati, strutturati, con una precisa leadership interna, ma si tratta fondamentalmente di singoli uomini che fanno leva su temi specifici, che si candidano alle elezioni parlamentari in maniera individuale e che poi, una volta in Parlamento, decidono a quale gruppo allinearsi, a quale corrente di pensiero allinearsi. Vi è quindi una grande libertà individuale per quanto riguarda i politici italiani in questo momento storico, ed è proprio su questa libertà individuale che si sarebbe fondato il trasformismo, perché appunto, non essendoci partiti vincolanti, un uomo, un politico era libero di cavalcare il cavallo vincente finché quel cavallo era vincente, e nel momento in cui quel cavallo non vinceva più poteva semplicemente passare ad un altro cavallo. In questo caso, finché le idee della destra conservatrice erano vincenti, allora si cavalcavano i cavalli della destra, ma nel momento in cui c'è un forte dissenso nei confronti della politica di destra, allora bisogna cambiare strategia. Bisogna adottare una campagna politica di rinnovamento, bisogna adottare una nuova strategia comunicativa, e quindi ci si allinea con i temi del dissenso e della sinistra fondamentalmente. Questo significa, detto molto brevemente, che la maggior parte dei parlamentari che fino al 1876 appartenevano alla destra storica, nel 1876 sono ancora lì, sono ancora in Parlamento, ma si identificano nella sinistra storica. E in questo senso c'è da sottolineare un'analisi storica, un'analisi politica fatta da Benedetto Croce, che per quanto riguarda è molto interessante e soprattutto è molto attuale. Benedetto Croce individua tra gli elementi che avrebbero reso possibile il trasformismo in Italia alcuni elementi, in particolar modo il tracollo della destra storica, che era stato reso possibile da una debolezza istituzionale e soprattutto da una debolezza politica, il fatto che la destra italiana non era riuscita a sanare il debito pubblico e anzi si era fatta in qualche modo odiare dalla popolazione perché aveva aumentato in maniera eccessiva probabilmente la tassazione, aveva portato proprio al suo tracollo elettorale, aveva portato le idee della destra a fallire e le idee della sinistra invece a conquistare terreno. Dall'altra parte però Benedetto Croce sottolinea come in questo momento le reali idee di destra e di sinistra non è che fossero realmente tanto distanti. Di fatto in questo momento è praticamente impossibile distinguere realmente la destra dalla sinistra. La distinzione avviene soltanto nei temi particolari, nei piccoli temi ordinari, avviene soltanto nel momento in cui si ha a che fare col singolo interlocutore, col singolo parlamentare di destra che si confronta col singolo parlamentare di sinistra, ma per quanto riguarda l'orientamento politico, per quanto riguarda l'inclinazione dei gruppi parlamentari, destra e sinistra sono molto più vicini di quello che potrebbe sembrare. E questa apparente distanza che si ha nel contatto diretto col parlamentare, che però non si riflette nel gruppo parlamentare, unita dall'altra parte ad una mancata rappresentanza reale del popolo italiano in Parlamento, perché la formazione politica, la formazione del Parlamento non rifletteva totalmente la formazione sociale del paese, sono tutti elementi che avrebbero portato appunto alla nascita del fenomeno del trasformismo. Trasformismo che, come abbiamo detto, parte in un certo senso da quel discorso di Agostino De Pretis, con cui fondamentalmente De Pretis si auspica che alcuni esponenti della destra più moderata possano lasciare la propria area politica per confluire, per entrare nell'orbita della sinistra.
E questo, per quanto possa sembrare improbabile e assurdo, in realtà succede. Moltissimi esponenti della destra moderata confluiscono nella sfera della sinistra, moltissimi esponenti della sinistra moderata confluiscono invece a destra. Viene in un certo senso un passaggio, un'inversione quasi totale tra la destra moderata e la sinistra moderata, in cui, come diceva appunto Benedetto Croce, diventa impossibile distinguere destra dalla sinistra. La distinzione reale rimane nelle ali più estreme, ma le ali più estreme sono tenute fuori dal dialogo parlamentare, sono un po' emarginate, sono abbandonate a loro stesse. E quello che rimane fondamentalmente, che quindi può partecipare attivamente alla vita politica italiana, è un grande calderone in cui c'è fondamentalmente di tutto, un po' come sarebbe accaduto nell'Italia del secondo dopoguerra con la Democrazia Cristiana. Per fare un esempio. E come dicevo, il discorso di Benedetto Croce è ancora, se volete, molto attuale. Ora io non entrerò nel merito del discorso sull'attualità perché non mi interessa più di tanto, però ecco, vi lancio lo spunto, poi siete voi a riflettere sulla questione. Analizzate un po' l'ultimo decennio in questa chiave di lettura crociana e vedete un po' cosa ne viene fuori, ecco. Per quanto riguarda comunque il trasformismo ottocentesco e di inizio novecento, va detto che questo viene visto come un elemento molto, tra virgolette, positivo, molto democratico, un qualcosa che va incontro al compromesso, che va incontro al connubio. Per connubio intendo quella politica molto simile al trasformismo che si attua in Italia in epoca cavourriana, prima in realtà della nascita del Regno d'Italia, ma magari di questo parliamo in altro video. Comunque, qualcosa che va in favore al connubio, al compromesso, alla creazione di contratti di governo in cui si discute di temi, si discute di programmi, in cui ufficialmente le poltrone non contano più di tanto, tanto le poltrone sono già state assegnate, ma alla popolazione questo non interessa, perché appunto se il tema centrale è il programma, è il tema, è la questione, allora chi è che ricopre quella poltrona è totalmente indifferente, o almeno la popolazione percepisce le cose in questo modo. In realtà chi è che siede sulla poltrona ha un peso, ha un valore contrattuale nella gestione, nella ripartizione delle poltrone, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più clientelari, ovvero gli aspetti legati proprio alle elezioni, in cui il singolo politico, per ottenere appunto i suoi voti, ha fatto delle promesse, si è accordato con dei gruppi di pressione molto influenti, prevalentemente borghesi o comunque aristocratici in Italia, e queste persone che hanno permesso al parlamentare di ottenere quel ruolo di prestigio, beh, devono essere in qualche modo ricompensate, le promesse devono essere mantenute. Non si tratta di grandi promesse che avrebbero stravolto l'economia italiana, si tratta di piccole promesse, piccoli favori che possono essere accontentati, che possono essere esauditi, un po' come ancora oggi accade per le piccole realtà politiche. E non dovrei dirlo, ma penso a realtà comunali, penso a realtà provinciali, penso al massimo a realtà regionali. E non mi dilungo più di tanto. Tornando al trasformismo, il trasformismo ottocentesco, novecentesco, come dicevamo, ha un carattere tra virgolette positivo. La sua positività però viene a mancare da Giolitti in avanti, fondamentalmente. Dopo Giolitti, e per dopo Giolitti intendo dopo il 1921, non c'è più in Italia dialogo politico, non c'è più dibattito politico fino al 1945. E quando nel 1945 il dibattito pubblico, il dibattito politico viene riattivato, viene riacceso, il trasformismo ha assunto un carattere negativo, perché destra e sinistra hanno assunto delle posizioni politiche in netto contrasto l'una con l'altra. Dopo il 1945 la destra e la sinistra non sono più, tra virgolette, conciliabili. Un uomo di destra che passa a sinistra non è più perdonabile, almeno in Italia. Perché? Perché il fascismo è stato identificato come la destra e il comunismo è stato identificato come la sinistra. E un fascista che diventa comunista o un comunista che diventa fascista, beh, diciamo che sarebbe stato abbastanza anomalo, ecco. Rimane però il grande valore, il grande potere contrattuale dato alle forze più moderate, dato alle forze, tra virgolette, più centrista, che si traducono nel grande fenomeno della democrazia. Cristiana, un grande calderone come il fenomeno ottocentesco, in cui fondamentalmente finisce di tutto, finiscono progetti, proposte della destra moderata come della sinistra moderata, e nel contesto generale più o meno si mantiene uno stato di equilibrio perpetuo, permanente. E più o meno il video sul trasformismo può dirsi finito qui. Come dicevo, non voglio entrare sul fenomeno di attualità perché non voglio parlarne in questo video. Magari ci scriverò un articolo, se
se lo volete, se vi interessa, perché il fenomeno del trasformismo, soprattutto le ragioni che hanno portato alla nascita del trasformismo in Italia nel 1882, sono estremamente attuali. Vi invito a leggere l'attualità, quello che è successo negli ultimi 10 anni fondamentalmente, per farvi una vostra idea in merito, ed eventualmente poi fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che il video sia stato interessante, spero di non aver sbagliato troppi finali di parole. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo video.